leggerezza della danza, con abiti bianchi ad indicare il candore dell'infanzia e sulle note suonate da clarinetti e sax, hanno voluto dire anche loro no allo sfruttamento sessuale minorile. 24 ballerine e 4 musicisti del Liceo Musicale Coreutico Buonporti di Trento hanno messo in scena un flash mob negli spazi verdi del Muse, davanti agli occhi di curiosi e visitatori. Una performance artistica realizzata nell'ambito della mostra itinerante Non voltarti dall'altra parte, organizzata dall'associazione Tremembé, che da anni opera in Brasile. 15 opere di artisti internazionali che attraverso la satira hanno voluto rappresentare questo crudele e indegno fenomeno, mostra che si concluderà a fine settembre. Noi siamo soddisfatti perché questa mostra ha viaggiato sia sulle strade, ricordo che abbiamo iniziato con i mondiali di calcio sulle tre piazze principali di Trento, oggi siamo qua in questo bellissimo luogo che è il Muse, che ringrazio naturalmente per l'ospitalità, ma sta viaggiando molto anche online, sta viaggiando un po' in tutti i paesi, anche a livello internazionale. Questa mostra è stata recuperata da diverse riviste online internazionali. Il mercato sessuale legato allo sfruttamento dei minori coinvolge milioni di bambini e bambine, soprattutto in paesi come la Thailandia, il Nepal, le Filippine, il Brasile, la Cina, l'India. Numeri terrificanti per una pratica che riguarda anche l'Europa, dove un minore su 5 è vittima di violenza e abusi. E molto spesso il silenzio e la paura delle vittime sono più forti della sete di giustizia, anche perché i casi in cui questa trionfi purtroppo sono rarissimi.